adagiato sulla collina di Pontecorvo, nel cuore del quartiere Avvocata, a due passi dallo Spirito Santo e dall'Imbrecciata, affacciato sul Cavone e sul centro antico. Nel 2008 è nato il Museo Hermann Nietzsche. Nella struttura è raccolta la collezione di Nietzsche, prodotta a Napoli dall'artista austriaco in 40 anni di sodalizio con Peppe Morra. I reperti delle azioni, le fotografie e le registrazioni audio-video sono esposti nelle varie sale dell'edificio, le cui connotazioni industriali sono doti prestanti per le nuove esigenze museali. L'edificio è infatti una ex centrale elettrica. Costruita alla fine dell'Ottocento nei giardini del Palazzo Pontecorvo, rifatta nella prima metà del Novecento, era poi stata chiusa ed abbandonata. Il progetto di ristrutturazione ha mantenuto intatta l'originale conformazione della fabbrica, conservando le sue austere ed eleganti doti industriali. La centrale è infatti caratterizzata da vasti ambienti funzionali, strutture in ferro e acciaio e grandi finestroni luminosi che all'esterno compongono il sobrio e piacevole disegno della facciata. Il Museo Nietzsche è un dinamico e multiforme luogo di cultura. Sperimenta tutte le forme d'arte e di espressione intellettuale. Organizza eventi artistici e promuove incontri culturali. Durante l'anno, il calendario eventi ospita artisti locali e forestieri. In tali occasioni, l'edificio diventa scena artistica e performativa. Il museo è un laboratorio di formazione e di studi sul teatro d'avanguardia e sulle arti contemporanee. Giovani da tutto il mondo vengono ospitati per approfondire le tematiche nicciane e per collaborare ai lavori della struttura museale. Nel più interessante rione napoletano, la Fondazione Morra adotta un'abbandonata preesistenza architettonica e la reinventa ad uso museale, performativo e mediatico. Il cittadino e il forestiero, raggiungendo il museo, si addentrano in un paesaggio che ha al contempo storia e presepe di Napoli, ricco di odori e sapori, di suggestioni e di immagini, per poi evadere dalla terrazza a Belvedere e con tempo addentrarsi ulteriormente nell'esperienza Nietzsche.